Oggi una giornata importante per la Liguria, una giornata importante per i Liguri, per le imprese balneari e per le tante famiglie che vivono grazie a questo straordinario settore. Abbiamo approvato le due leggi alle quali stavamo lavorando da mesi, due leggi importanti, due leggi che vanno a riconoscere la figura del balneare non solo da un punto di vista economico, imprenditoriale, ma anche da un punto di vista storico, sociale, culturale, una figura che fa parte del DNA della Liguria, qualcosa di importante che lo valorizza e riconosca i suoi sforzi e il suo lavoro. Una seconda legge che entra nel merito della Bolkestein, delle concessioni demaniali, che vuole riconoscere, seguendo anche il principio del legittimo affidamento, che i balneari hanno il diritto, con le attuali concessioni demaniali, a proseguire e averle prorogate per altri 30 anni. Questo, secondo noi, è un atto dovuto nei confronti di chi ha lavorato, ha sacrificato molto della sua vita facendo questo difficile lavoro, che adesso diventa di straordinaria importanza per il rilancio turistico della Liguria. Siamo contenti di aver fatto con umiltà, dico anche un lavoro che ha coinvolto le opposizioni, alcuni gruppi di opposizione hanno anche votato favorevolmente alle nostre leggi perché hanno compreso la bontà del nostro lavoro e hanno apprezzato il nostro lavoro. Quindi un segnale forte che parte dalla Liguria anche per il governo. Il governo in questi giorni sta discutendo adesso al Senato, prima alla Camera, il DDL sulle concessioni demaniali. Noi speriamo che il governo capisca che il territorio la pensa diversamente, che modifichi la legge attualmente in discussione al Senato, che la stralci e che la sostituisca con le buone idee che arrivano dai territori, in questo caso dalla Regione Liguria. Quindi ritengo che questo giorno veramente passerà alla storia perché si è fatto un grande lavoro nell'interesse non di pochi, ma di tutti i Liguri.